Ciao amici! L'insalata ci piace sempre in estate e in inverno, vero? Sana e leggera, è un evergreen, ma come renderla ancora più gustosa? Oggi voglio condividere con voi la ricetta di un'insalata speciale, l'insalata alle castagne, super stuzzicante. Ma le castagne sono dolci, cosa c'entrano con l'insalata? C'è sempre da imparare, pronti a stupirvi? Benissimo, se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Il trucco segreto di questa ricetta non sono solo le castagne ma anche il peperoncino, ma anche accostamenti arditi, sì, per fare un'insalata ottima e riscaldante nella stagione fredda. Ingredienti per l'insalata: 150 g di castagne bollite o precotte, 80 g di radicchio rosso, 80 g di tofu affumicato, un peperoncino secco, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 25 g di crostini di pane. Per il condimento: 2 cucchiai di senape, 1 cucchiaio di miele, il succo di mezzo limone. Preparazione: iniziare dai crostini, tagliare il pane a cubetti, versare l'olio in una padella, aggiungere il peperoncino, fare dorare il pane e mescolare ogni tanto, poi mettere i crostini da parte, aggiungere un altro cucchiaio di olio e fare saltare le castagne precotte per 5 minuti, lavare l'insalata e tagliare il tofu sempre a cubetti. Per il condimento mescolare bene la senape, il succo di limone e il miele e la salsina è pronta. Siamo arrivati alla fine, adesso unire l'insalata, il tofu, le castagne, i crostini, la salsa e mescolare bene. Chi apprezza particolarmente il peperoncino può tagliarne un pezzetto a scaglie sottilissime e aggiungerlo anche all'insalata. Benefici degli ingredienti: le castagne sono ricche di carboidrati, fibre, ferro e acido folico, combattono l'anemia, danno energia, aiutano l'intestino e migliorano il sistema nervoso. Il peperoncino contiene vitamina C, sali minerali come calcio e potassio e acido laurico, considerato un dimagrante naturale. L'insalata rossa è ricca di fibre e ferro, un ottimo aiuto contro la stitichezza e la stanchezza. Il pane è ricco di carboidrati e fibre, la senape contiene gli isotiocianati che prevengono la crescita dei tumori, il miele è un antiossidante, antibiotico e antinfiammatorio naturale. Come avete visto, questa insalata vegana è facile da preparare. Per vedere tante altre ricette trendy e sane come questa, basta iscriversi al canale, è facile, con un click così, e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Anche se non ricevete le notifiche, e molti mi scrivono che succede, andate sulla home del canale perché pubblico nuovi video ogni giorno. Mangia sano e dimagrisci. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!